Buonasera, carissimi fratelli e sorelle, un saluto cordiale e fraterno a tutti quanti voi dalla cripta della chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove è custodito il corpo di San Pio da Pietrelcina. Siamo giunti al quarto appuntamento delle Catechesi al Popolo e questa sera ascolteremo una riflessione sulla parola di Dio a partire proprio da quello che la liturgia propone per la quarta domenica di Quaresima. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? A tenere per noi la riflessione questa sera Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luigi Renna, Vescovo di Cerignola, Ascoli Satriano. Come potete immaginare... È stato impossibile avere la sua presenza qui a San Giovanni Rotondo per motivi noti, per cui questa sera seguiremo la catechesi dall'Episcopio di Cerignola. Quindi ringrazio Sua Eccellenza per aver comunque ecco, risposto al nostro invito e dato la sua disponibilità a tenere per noi questo momento di ascolto e di riflessione sulla parola di Dio. Quindi vi auguro una buona serata e un buon ascolto a tutti. Pace e bene. Cari fratelli e sorelle, buonasera. Tengo questa catechesi dall'Episcopio di Cerignola, poi sarà trasmessa attraverso Teleradio Padre Pio. Nel rispetto delle norme vigenti, tutti quanti noi, soprattutto noi pastori, se possiamo, dobbiamo darvi il buon esempio nello spostarci il meno possibile dai nostri luoghi di residenza. E questa sera siamo già alla vigilia, nei primi vespri, della quarta domenica del tempo di Quaresima, la domenica letare, la domenica della gioia. Questo annuncio di gioia ci raggiunge non solo nella Quaresima, tempo austero, proteso verso la Pasqua, ma anche in un tempo di particolare prova, ha detto qualcuno in una perfetta Quaresima. Perfetta perché il deserto lo stiamo vivendo davvero, ma siamo fiduciosi perché i tempi di deserto precedono sempre dei passaggi grandi, sono sempre un preludio alla Pasqua, che va al di là della data in cui noi la celebreremo. La Pasqua per noi significherà aver sconfitto con la forza che viene da Dio, con quello che la scienza ci fornirà. Con la nostra responsabilità il coronavirus, poter tornare a riabbracciarci, a riallacciare dei legami che in questo momento subiscono una certa traumatizzazione dovuta alla distanza. Domenica quarta di quaresima, nella quale il Vangelo in questo anno A è il Vangelo secondo Giovanni, al capitolo nono. La guarigione di un cieco nato. Nella tradizione della Chiesa, la più antica, questo brano preparava i catecumeni al battesimo e nelle catacombe, per ben sette volte, è riprodotto eh, questo episodio, segno che la comunità cristiana primitiva aveva in questo brano del Vangelo del cieco nato un punto di riferimento per comprendere la propria appartenenza a Cristo. Noi possiamo chiamare questo brano anche il brano della illuminazione del cieco nato, così come fa Sant'Agostino, perché non si tratta semplicemente della guarigione fisica degli occhi, ma della illuminazione della vista che permette di guardare il Cristo non come semplice uomo, non come semplice profeta. Ma come il Signore della vita. Ecco, io procederò nella spiegazione di questo brano tenendo presente tre passaggi che abbiamo nel capitolo nono, che è molto lungo e si sofferma totalmente eh, su questo episodio. Terrò presente la narrazione del prodigio, poi gli schemi, chiamiamoli così, degli uomini che tenda, tentano di incasellare Dio nella loro visione e il cammino di illuminazione che il cieco nato fa aiutato dal Signore. Anzitutto la narrazione del prodigio, che in verità nel racconto prende pochissimi versetti. Tutto il resto del brano non è altro che un dialogo prima fra il cieco nato e i farisei che contestano la guarigione e contestano la veridicità della persona di Gesù come Signore, contestano che Gesù ha potuto compiere un miracolo in giorno di sabato. Un dialogo sempre dei farisei con i genitori del cieco nato e poi il dialogo fra Gesù è il cieco nato. In verità, il Vangelo secondo Giovanni chiama coloro che eh, osteggiano il Signore semplicemente giudei. Vuole far vedere come ad un certo punto c'è una ostilità nei confronti del Cristo, quella ostilità che culminerà nel momento in cui essi lo condanneranno, trameranno contro di lui. La narrazione del prodigio. Passando Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbi, chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire, finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Non mi soffermo ancora sulle espressioni eh, che fanno molto pensare dei discepoli del Signore, rabbì che ha peccato lui o i suoi genitori. Richiedono una trattazione eh, sulla quale mi soffermerò successivamente. Voglio sottolineare invece adesso che Gesù prende l'iniziativa nel guarire il cieco nato. A differenza di altri brani nei Vangeli sinottici, nei quali si dice che è il cieco che invoca la guarigione dal Signore. Gesù prende l'iniziativa. È segno che la salvezza viene totalmente, gratuitamente da Lui. Egli fa il primo passo sempre verso di noi. Nota le nostre difficoltà. Passando vide un uomo cieco dalla nascita. Gesù è colui che passa accanto alle nostre vite e vede quelle che sono le nostre cecità, le cecità soprattutto, ciò che ci permette di non vedere, di non guardare nella giusta luce le cose. La cecità ci lascia nel buio e il buio nel Vangelo secondo Giovanni è sempre il segno di quelle tenebre che avvolgono l'uomo, lo disorientano, lo tengono prigioniero del maligno, non gli fanno vedere la luce vera che è venuta nel mondo, Gesù Cristo. Gesù prende l'iniziativa e compie un gesto simbolico, fa del fango con la saliva. La saliva aveva nella medicina antica un valore terapeutico. Gesù non solo prende la, la saliva, ma con essa forma del fango. È un gesto anche questo pieno di significato che evoca il Signore nel libro della Genesi che plasma l'uomo dal fango. Plasma l'uomo mescolando ecco la, il fango, mescolando eh, la saliva, mescolando tutto ciò che sta ad indicare qualcosa che viene da Dio, la saliva, e la fragilità dell'uomo, il fango è il segno che il Signore sta creando nuovamente l'uomo. Quella saliva mista a fango è segno di una nuova creazione. Ma poi Gesù va oltre questo gesto, invita il cieco nato ad andare a lavarsi alla piscina di Siloe. E l'Evangelista stesso spiega il significato della parola Siloe, dicendo Significa inviato. Anche eh, questo invito eh, evoca un brano dell'Antico Testamento, quello nel quale Nama il Siro viene invitato a lavarsi da Samuele nelle acque del Giordano per essere guarito dalla lebbra. Il profeta, il Giudice Samuele, indica quel fiume che sta a significare uh, un po' tutto l'affidamento che quest'uomo che è pagano deve avere nei confronti di Dio. Infatti Naaman, il Siro, non vorrebbe bagnarsi in quelle acque, si affida alla parola di Samuele e solo dopo questo atto di fiducia viene guarito. Lavarsi alla piscina di Siloe però Lavarsi alla piscina dell'inviato significa davvero immergersi in colui che è l'inviato di Dio, il Messia, in Gesù Cristo. Ecco il racconto del miracolo. Ma non si ferma tutto qui, non si ferma l'espressione quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Il brano prosegue in... Un dibattito che viene portato avanti dai giudei che contestano il Signore. Come mai Gesù ha compiuto un miracolo in giorno di sabato? Può una persona che compie un miracolo in un giorno proibito, un giorno in cui non è lecito compiere nessuna azione, può quell'uomo guarire un altro, ma è vero che quest'uomo è stato guarito, ma è vero che è cieco dalla nascita e i suoi genitori cosa dicono di lui? Ecco il secondo aspetto che voglio sottolineare, gli schemi nei quali questi uomini e in genere l'umanità vuole racchiudere e incasellare il Signore. Ha compiuto un miracolo nel giorno di sabato. E quindi questo non va bene perché non è rispettoso della legge. Ma Gesù compie questo miracolo proprio nel giorno che era stato indicato come il giorno del riposo per indicare che è Dio che opera in quel giorno, non l'uomo. Ma voglio soffermarmi soprattutto su un altro schema, quello che emerge anzitutto eh, sulla bocca dei discepoli all'inizio del brano che abbiamo ascoltato, e poi ritorna sempre lo schema che vede un nesso fra il peccato, la colpa e la malattia. Gli ebrei credevano che una persona, se aveva peccato, non solo era responsabile della sua colpa e quindi meritava un castigo, ma ne diventavano responsabili in qualche modo anche i figli. Il Signore avrebbe mandato dei castighi, in caso di cattivo comportamento di una persona, anche sulla terza e sulla quarta generazione. E alcuni rabbini arrivavano a, ad affermare che persino il feto nel grembo della propria madre veniva influenzato dal peccato dei propri genitori. Questa è una visione distorta di Dio che purtroppo in questo momento di pandemia sta tornando nella mente e, ahimè, anche nella parola di alcune persone. Di alcune persone che possiamo ritenere cieche, perché portano avanti una visione distorta di Dio, di un Dio che sta lì a castigare l'uomo e si serve di una epidemia, ad esempio, o di un terremoto, o di qualunque altra... Uh, realtà e catastrofe naturale come di un flagello per colpire gli uomini. È una visione davvero che non corrisponde a quella del Dio di Gesù Cristo. Infatti, alla domanda che i discepoli rivolgono a Gesù, rabbì chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco. Gesù non dà una risposta, afferma semplicemente. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Il Signore non ritiene di dover dare una risposta a questa illazione sul cieconato, che poi è una illazione nei confronti di Dio. Egli risponde semplicemente che è venuto per portare la luce nel mondo. Ed evidentemente egli dà la sua salvezza anche a quest'uomo cieco dalla nascita. Non sta a giudicarlo e come abbiamo visto prendi l'iniziativa. Cari fratelli e sorelle, come credenti dobbiamo stare molto attenti ad usare alcune espressioni. Non possiamo chiamare ad esempio con leggerezza una epidemia un flagello, come se Dio lo impugnasse. Per colpire qualcuno, per colpire forse degli innocenti, non è il Dio di Gesù Cristo, ripeto. Monsignor Delpini, l'arcivescovo di Milano, qualche giorno fa diceva: la preghiera non serve a chiedere a Dio di togliere un castigo che Lui stesso ha mandato. Non abbiamo un Dio arrabbiato che deve essere placato. Mi sembra questa un'immagine molto pagana. E in effetti è un'immagine molto pagana. Noi preghiamo il Dio di Gesù Cristo che ha inviato suo Figlio per salvare, non per punire. Lo preghiamo per chiedergli il dono dello Spirito che ci dia forza, intelligenza, solidarietà per attraversare questo momento e cercare di vincere il male con il bene. Ecco cari fratelli e sorelle, bisogna che noi compiamo le opere di colui che ha mandato Gesù e l'opera di colui che ha mandato Gesù di Dio è che mettiamo le cose nella giusta luce, nella luce di un Dio che è amore. E allora nell'ascolto di questo brano del Vangelo secondo Giovanni noi riceviamo questa buona notizia. Il nostro Dio è un Dio che ama, è un Dio che salva, non è un Dio che si serve di epidemie per sterminare coloro che hanno peccato. E poi ecco il terzo passaggio: il racconto, il dialogo con i giudei che vogliono incasellare l'opera di Dio e il dialogo di Gesù con il cieco nato. Questo dialogo in verità avviene quando quest'uomo viene cacciato fuori. Viene cacciato fuori dalla sinagoga, possiamo dire, dalla cerchia dei giudei. Lo accusano perché si sta fidando di quest'uomo. E il Vangelo secondo Giovanni molto spesso ci presenta delle persone che si incontrano a tu per tu con il Signore e così possiamo dire vengono fuori pian piano dal buio della loro vita alla luce. Pensiamo ad esempio a Nicodemo che Gesù incontra di notte. In quel dialogo che avviene in mezzo alle tenebre, piano piano nel cuore di Nicodemo si fa strada la luce, la fede. Anche egli possiamo dire che viene illuminato. Che cosa accade al cieco nato? Quello che accade a ciascuno di noi nel cammino di fede. La nostra fede non è un prodotto già finito nella nostra esistenza, è frutto di un cammino graduale. Così come frutto di un cammino graduale il cammino di un catecumeno, per questo il brano veniva eh, utilizzato narrato e annunciato soprattutto ai catecumeni in vista della preparazione al battesimo. Quando eh, i giudei si rivolgono a quest'uomo, eh, al cieco nato e gli chiedono «Ma chi è che ti ha aperto gli occhi?» Egli risponde «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango» mi ha plasmato gli occhi e mi ha detto va a Siloe gli dissero dove costui non lo so vedete la prima affermazione che fa il cieco ormai guarito è l'uomo che si chiama Gesù in Gesù vede semplicemente un uomo che lo ha curato che l'ha invitato ad andarsi a lavare alla piscina di Siloe un uomo che ha operato un prodigio ma è pur sempre soltanto un uomo. Ecco, ehm, c'è un secondo dialogo tra i giudei e quell'uomo guarito. Chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco dopo aver chiamato i suoi genitori e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose, se sia peccatore, non lo so. Una cosa so, io ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: "Che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi?". Rispose loro: "Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?". Lo insultarono e dissero: "Suo discepolo sei tu? Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia". Ecco il dialogo continua fino a queste parole. Lo cacciarono fuori. E Gesù incontra quest'uomo. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse, credo Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Ecco, prima ha visto un uomo, poi in un passaggio successivo che non abbiamo letto lo chiama profeta, adesso crede che è il Signore. Chi è colui che illumina la nostra vita? Non può essere semplicemente l'uomo Gesù, che ci attira per la sua sapienza, che ha un fascino nelle sue parole e nei suoi gesti di prossimità. Non è semplicemente il profeta che dice cose grandi che nessuno ha potuto dire. Gesù è il Signore, cioè è colui che è capace di operare di sabato, colui che è capace di illuminare la nostra vita, colui che è capace di farci vedere le cose in una luce nuova che è la luce di Dio. Per questo non possiamo dire semplicemente quest'uomo è un cieco guarito, ma è un cieco illuminato, illuminato dalla luce di Cristo. Sant'Agostino dice che in questo dialogo, ultimo dialogo, Gesù gli lava la faccia del cuore. Dopo avergli lavato gli occhi, gli, gli lava la faccia del cuore perché gli permette di vedere davvero in luce nuova la sua persona di vedere la luce finalmente quel credo ecco raggiunge il cieconato nel momento in cui egli è stato cacciato via nel momento in cui la fede per lui non è stata semplicemente una idea vaga ma è diventata una scelta Cari fratelli e sorelle, Cristo luce del mondo, Cristo luce della nostra vita, è la grande verità che ci viene annunciata attraverso questo brano in questa quarta domenica e ci viene annunciato in un tempo in cui sentiamo il bisogno della luce. Siamo in un tunnel, ma crediamo che alla fine di questo tunnel c'è una luce, anzi c'è una luce che ci segue fin d'ora ed è quella del Signore che ci indica una strada fatta di responsabilità. Grazie a Cristo Luce del mondo noi possiamo vedere il volto degli altri in maniera diversa, il volto non di nemici ma di fratelli. Possiamo vedere alle realtà della nostra vita anche a queste realtà che ci pesano molto in questi giorni con una, una luce diversa, possiamo riscoprire che in questo buio Cristo illumina di luce nuova tutte le cose. Il fatto di dover condividere tanto tempo, lasciamolo illuminare dalla luce di Cristo, significa ritornare ad una dimensione umana, familiare della nostra vita. Condividere spazi, condividere cose, non è forse insito pienamente nella nostra vocazione umana messa in luce da Cristo che ci invita ad essere famiglia. E vivere anche la nostra preghiera nelle case non significa ritornare a guardare in una luce nuova le famiglie come chiese domestiche e alla Chiesa come una famiglia di famiglie quando noi ci lasciamo illuminare da Cristo, luce del mondo. Soprattutto quando c'è buio, tutte le cose acquistano una luce nuova. In questo buio non ci saranno tante luci, ma c'è Cristo. E noi, come il cieco nato, lasciamoci illuminare da Lui. Voglio concludere, così come ho fatto nella catechesi eh, per la mia diocesi qualche giorno fa, con il brano di un uomo che è passato attraverso uno. Dei momenti più bui della storia del Novecento. Il teologo protestante Dietrich Bonheffer, nato nel 1906, è morto nel campo di concentramento di Flossenburg nel 1945. Non era un ebreo, era un tedesco, era un pastore protestante, un teologo, che ad un certo punto ha compreso che la luce di Cristo non poteva cedere alle tenebre del nazismo, per cui non è stato messo in campo di concentramento perché non appartenente alla razza ariana, ma semplicemente perché aveva preso le distanze dal nazismo e aveva partecipato ad una resistenza e a un complotto. Egli scrive queste parole in un momento buio della storia. Io credo che Dio può e vuole far nascere il bene da ogni cosa, anche dalla più malvagia. Per questo Egli ha bisogno di uomini che sappiano servirsi di ogni cosa per il fine migliore. Io credo che in ogni situazione critica Dio vuole darci tanta capacità di resistenza quanto ci è necessaria, ma non ce la dà in anticipo affinché non facciamo affidamento su noi stessi, ma su di lui soltanto. In questa fede dovrebbe essere vinta ogni paura del futuro. Io credo che neppure i nostri errori e i nostri sbagli sono inutili e che a Dio non è più difficile venirne a capo di quanto non lo sia con le nostre supposte buone azioni. Sono certo che Dio non è un destino atemporale. E anzi credo che egli attende preghiere sincere e azioni responsabili e che ad esse risponde. Ecco, quest'uomo nel buio della storia del periodo nazista è stato un uomo che si è lasciato illuminare dalla luce di Cristo. Per questo crede di avere un compito, il compito di resistere e di elevare al Signore preghiere sincere e mettere in atto azioni responsabili. Concludo come ho fatto ripeto nella catechesi diocesana con una poesia di Dietrich Bonhoeffer, un uomo illuminato che dice: Chi sono? Spesso mi dicono che esco dalla mia cella disteso, lieto e risoluto come un signore dal suo castello. Chi sono? Spesso mi dicono che parlo alle guardie con libertà, affabilità e chiarezza, come spettasse a me di comandare. Chi sono? Altri mi dicono che sopporto i giorni del dolore, imperturbabile, sorridente e fiero, come chi avvezzo alla vittoria. Ecco, gli altri lo vedono in una luce nuova, perché evidentemente egli è entrato nella luce di Cristo e quindi anche in prigione in cella agli occhi dei suoi carcerieri appare un uomo libero. Quando un uomo è illuminato da Cristo passa in mezzo al mondo con la sofferenza, forse non se ne rende conto neppure lui, ma con la luce del Signore stampata sul suo volto. E conclude, chi sono questo porre domande da soli e derisioni? Chiunque io sia, tu mi conosci. Tuo sono io, o oh Dio. Anche noi, con il cieco nato, anche noi con Bonefer e con tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo, ci sentiamo illuminati. E sentiamo che il dono più grande che ci è stato fatto è, questo, è quello della luce di Cristo, quella luce che splenderà nelle tenebre nella notte di Pasqua, nel Cero Pasquale, e ci dirà ancora che la luce di Cristo avanza nelle tenebre della storia. A quella luce noi vogliamo continuare ad accendere le nostre esistenze. A quella luce noi vogliamo ancora far sì che la nostra vita riceva lumi per illuminare a nostra volta gli altri. Buona quarta domenica di Quaresima, buon cammino quaresimale, con Cristo Luce del mondo, verso la Pasqua, pienezza della luce.